Facciamo ancora un applauso al presidente dell'associazione Giuseppe Rancinelli e a tutti i suoi collaboratori. Naturalmente anche all'assessore alla cultura Giulia Orsini, che questa sera è in veste di cantante del coro folcloristico. Sarà questa una serata all'insegna dell'arte e sanità. Ci saranno infatti poesie e teatro, rigorosamente in dialetto atessano, e alcuni canti del maestro Antonio Diorio, che più di tutti con le sue canzoni ha saputo narrare le tradizioni atessane. Ecco, ci avviciniamo alla notte di San Lorenzo. Sapete, è una notte magica, una notte in cui cadono le stelle e si esprimono i desideri. Un famoso drammaturgo, circa 500 anni fa, proprio su questa notte magica ha scritto una commedia bellissima, Sogno di una notte di mezza estate. Era una notte in cui tutto era possibile, gli amori più improbabili diventavano probabili e i desideri impossibili diventavano possibili. Anche noi questa sera iniziamo con una bellissima commedia, non di Shakespeare ma di un atessano doc, Giuseppe Antonio Di Nenno. Il titolo della commedia è La chiave dell'upaiare e a presentarcela è la giovane filodrammatica atessana, eccoli qui i bambini della filodrammatica. E allora io chiamerei subito Nicole Rancitelli, che fa parte della filodrammatica e che ci darà qualche notizia in più appunto su questo educatore, maestro, poeta, scrittore, Antonio Di Nenno, e anche sulla commedia. Vi auguro quindi, come dicevo, in questa notte magica di sognare, desiderare cose belle, ma soprattutto di divertirvi in nostra compagnia. Grazie tante per essere venuti. Gentile pubblico, buonasera. Teatro insieme, le tradizioni del mio territorio, bene prezioso da conservare. Il bisogno di motivare fortemente l'impegno delle nuove generazioni atessane verso la salvaguardia e il recupero dei valori del passato ha spinto la nostra associazione, la Tetix e Studium, a organizzare con i ragazzi del paese momenti di incontro e di studio finalizzati alla valorizzazione della memoria storica locale. Negli ultimi decenni è radicalmente cambiato il rapporto tra i ragazzi e l'ambiente. Sono ridotti gli spazi di incontro e le occasioni per vivere esperienze significative e comuni. Tutto oggi è veicolato da mezzi di comunicazione che ingabbiano i giovani in un mondo privo di esperienze sul campo, una realtà che non li abitua a costruire un rapporto equilibrato ed armonico con l'ambiente. Su queste considerazioni, il gruppo promotore del progetto, con la partecipazione delle maestre Giovanna Petrullo e Ida Di Pasquale, ha indirizzato la propria progettualità verso la creazione di uno spazio ludico creativo per trascorrere momenti serini di gioco da trascorrere insieme, individuato nella ex chiesa di San Gaetano. Un corso di teatro dialettale per ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Percorsi di scoperta del centro storico del paese, con visite guidate nei luoghi di interesse storico-culturale. Momenti significativi di incontro con esperti deputati alla narrazione e a fatti e eventi del passato legati alla tradizione paesana. La nostra associazione nel 2006 ha creato la filodrammatica atessana e ha messo in scena nel nostro teatro la sagrestia di Don Peppino, resuscitando in Atessa una vita teatrale addormentata. Antonio Di Nenno, nato in Atessa il 26 giugno 1887 da una modesta famiglia artigiana, è morto sempre nella nostra città il 25 marzo 1961. Insegnante elementare, Di Nenno svolse la sua opera educativa con amore e dedizione, maestro di cultura e di vita per innumerevoli allievi. Amò profondamente la sua terra e ne seppe cogliere i connotati folcloristici ed umani in diverse raccolte di poesie scritte in quel dialetto atessano di cui fu fervente cultore. Compose anche novelle e atti unici teatrali,
ispirandosi ad aspetti avvenimenti significativi del mondo atessano. La chiave del Dupayar è una sua commedia, inedita gentilmente messa a disposizione dalla famiglia e in particolare dal nipote, Antonio, da notare la bravura dei ragazzi nell'imparare a recitare in dialetto atessano antico, con termini ormai in disuso. Buon divertimento! Niente, la faccia più! Se funziona così, gli scappi! E vedi, in te, 15 anni di pazienza, ora alla fine mamma me si punta. Pacinta e pacinta, supporta! Uè, non è più che c'è la pacinta! Prusando a chi storia avessi fatto male! E io gliela faccio più! Ma ne capisci su no? La spinga dentro non bella! Lì, non vuole di fare! Ma non io non di contentezza quando mai tu! Se io sapevo! Chi può dire mo tu? Ca forse, non si inizia più a la multitudine? Se non mi sto sovegnando in queste cose, mi sono raccontamentati e ti sono venuti subito e bene. E tu, per il convento, non ti sei brutte parole? Credegni i tuoi cammini, da parità che non vieni più uccello. La prima piante del proprietario dalla testa. Cala i capi e si rambarra che prima prete la casa. Le troppe volte che me la ruscichiti per mano. Alla cicala non gli si può stripugliare la pancia. E a te non mi si può scoccomare. Se io potevo credere a una cosa di Cristo, era meglio che mi aiutava a fuoco. Faceva meglio e ci faceva meglio. Ci mi pure moffuga. Ma non ti dati troppo come della bella vita che ti è. La bella vita. Ma se io vado di notte in lui, la rigiusto, riscatto tutta la testa. Sente Cristo, sente che te. La portata della sanità e insieme alla ciuffetta. E ti indoro. Il marito. C'avevo la maschera antica. Povere, ma tu c'è meno bene, ma tu si tieni un po' se fa meno di te. Ma Nilu, ma non ci metto lo faccio nelle case a dormire. La socera è peggio dello diavolo. E mamma, te lo puoi scappare, diavolo. Se ci è, non trovare sempre a rompere dentro a lui. Lo metto con da ogni cosa che fa. Ah, povero catello e buon'anima. Mamma, te la porti per aprire il tempo. È una maledizione. E mo fa schieri li pito per me? No. Allora prima accendo le caccia a zamba di lui. Non mi pito proprio più. Uè, carino! Tutti te? Mingo, il varisce, mi ha trovato dalla lente. Se no, tenevi tu fuori da sta casa. Mamma mia, mi specchi di femmine. Ah, ricordate. E tu non ti degna manco di facere le pizze. Che stavo io. Si capite? A te, mi va genere, il tuo sopra lo stomaco. Perché ti cante le corna ogni momento. Perché ti dice la verità. E la verità, coci. Carino, le ufini? O non le ufini? Ti posso un marci da te con le scimoni. Non capì? O non le capì che io non le posso proprio più? No, sei tu che la lasci. Mamma mia, mi insisto. Mi faccio un po' traffatio. Il conto in grazia di aria ci sarà. Alla cantina in Givara, agli ucchini e io. Quelle che guadagno le rimetto tutte sopra la casa. E quelle mi è mai contento. Pizzente, pitocchiese, insomma, ma da dire di peggio. Che sono scarpare lì di cavone, che non so come faccio a fare niente. Che alla fine si è potuto fare mai il matrimonio. Che queste cazzo manca tutte cose. Ecco, se ne vuoi, un vai lì, non mi fai proprio più. Manca che con la paglia c'è anche capito. E se sempre da così, io mi vorrei tessere. E se si è fatto niente là, si abbianca il resto. E da non so troppo tempo, si è fatto pure fanato. Ci scommette la lancia delle cose che ancora si sono caccose. Ti fanno il male che ti sbatte, ti so. Come ti apri, voglio anzi. Mamma mia, mi specchia di femmine. Nessuno ne ha potuto mai dire niente. E tu ti ci vuoi lavare la pelle. Ah, se ti potessi sentire buonano, andiamo! Fratello buonano, ma ora siete riposati! E chi so che andavo a ringraziare il Padre Eterno che avevo voluto da sto tormento? Di sicuro, sono paradiso di tutte le supplezze che ha passato! Tanto se, io ti invidio! Queste che ti incapposso io, è peggio dello fuoco del tempero! C'ha vendetta! Fa una preghiera, che se si è piaciuta bene la lente qui, che forse la riesci cosa a supporto. La lente mi si avessi letta a te, questa è un buona pilota, quando dice che la caccia mamma,
Mamma è che la patrena da resta c'è. Che proprio ragione quando dice che non ti rimando la carne sotto la reni. Casa niente tu viva a me, ti vedi e non ti vedi la faccia di Maccaru. Santo e poi! Se ne finisci te lo ti faccio la coccignata pure in questo martello. Che? Ma chi ti per le corna dello diavolo? Cacchio io ormai le faccio grosse da tutti. Zitta, zitta! Per lui mamma! Signora padrona, ma che mi tutti? Che ti serve scappare le sedente dalla tua padrona? Si finì di tormentare sta povera figlia? Tanto di me, non ce la puoi. Dimmela la faccia quelle che mi da dire, se ti lo coraggio. E non ti rinascita, poverelle, che da quando stanno che te, si è magrita in meno piove. Chi ti serve? Parla. Stai a dire che... Stai a dire che... Se la signora padrona. Le parole galantano quattro cantoni e io ti capisco pulendo, ti stringo sopra lo stomaco perché io le mostro per un naso, non le faccio passare, ma ti freschi nella rosa di maggio se ti dica io mi impaurisci di te. Io sono la mamma di sta figlia e capisci me buona, se ti supi la vita la si supi la mano. Ah ecco, ti stringo buona e c'hai le mani, si capita? Solo un muracolo può cambiare la faccia di riposa. San Cristina me, patrono degli scarti, strafano il suo mirato. Sari tenezze che affetti tu, non ti vengono a morci se. Cani tu, io mo esci, che avevo andato a sentire la santa messa. E tu finisci in questi calori, una casinetta e stringhe buona, la porta è tanto grossa. Vattene pure alla messa, San Cristina me, se io potessi far cucchiare la pasta, e fammelo, sagrato. Ruvignate, questo è il giovenne? Ma fammi dare, fatti una pepe! E gli scudi dai che piuttosto faccio stirare gli stirdu che ho convinto, se mi esce matto è proprio un miracolo. San Cristina mi lascia ben mette vita che io lo fa, che io non ne posso proprio più. Grigia, ti solamenti tu? Uè, Giova, rientri. Io sto mosso non hai detto la tua maledizione. Che ti faccio? Sono venuto per dirti due parole alla cuore la pure. Mangi stai giugno? La buona pizzata di sacio mi dà basso sul petto alla chiesa. E poi me ne rispondo a me la letta. Beh. Calma, non ci sto soggiute. Boh, pure. Allora. Lì si dà il momento da me che devo 30 anni. Sì, Giuseppe fa la scusa. Tutti non mi chiamano Don Giuseppe. Perché non mi dice che sarei buttato in quelli di quadrini. Via adesso. E zitto. Che non dica che due. E io mi ne aiuto. Dunque, Don Giuseppe, niente nessuno. Te li fa niente. Pare che ha perduto la sua mente. E dimmi a che la cosa tanti grossi. Non ci sono adesso. Pare che ho trovato da accasarsi, però Aetti, che oramai si è fatti vecchi, non si può dare ragione, perché le corne, pochi gli piace. Può trovare una famiglia di cose, né tanti vecchi e né tanti giorni. Ieri in cesso ho pensato che capito Don Giuseppe così, se buone... Soci, quale la benedica si conserva il buono. E chi la cede con le giovani? Vincere, nemmeno con il valore in me, con il mio interrompo, ieri, le soccino da Don Giuseppe. Pare che ho genere. Anzi, per quelli che sono venuti a capire, la gioventù, fra tutte e due, c'è state pure qualcosa. Che la diavola del sacro mi è capace di tutte cose. Beh, io ti dico a te, vieni che la fa. Se ti vuoi, se ti vuoi, questa tentazione entra la cosa, a moglie da Don Giuseppe. E quelli che succede, succede. Giuavo, come è vero, non solo tu sei un salvatore, ma io vincendo ai testi niente, state buoni e vieni che la fa. Va bene! Sangri spine me, patrone di tutti gli scarpini, muoio il tempo se mi vuoi te. Fa con me nostro matrimonio tra Don Giuseppe e lo chiedo di soci. Che io vengo in ginocchio stracinando a ringraziare. Ah ah ah! Avete una paga lo diavolo se volessi papà? No, Nino! Io lo so, se lo vedo mi vuoi bene, muoio il tempo che amata di te. Stamma a sentire, ci sta sì, Giuseppe fa la scusa che è venuta da me. Si può casa? Mamma, ti fa proprio piacere.
tu momo, prepara mamma, perché io vado a trovare Don Giuseppe e si combina tutte cose. Vincenzo, si imbattite, può fare il mondo. Se vi piace mamma, la cosa di chi si fa succedere un tramonto in grassa casa. Come, t'ammè mi dà? Non faccio a fare stricismo, cala cosa ne voglia, dici tu. Senta a me, parla a mamma, vedi che non succede niente. Se ti dici che la buona pizza c'ha a te chi è? Vincenzo, mi macchia, sta a te, se non fai il mondo, adesso perdi tutto il paese. Se ti dico che non succede niente, mamma, tengo ragione. Don Giuseppe, ti vado a cune, vedi che la fa. La combinazione di chiesa non riesce più. È proprio a casa, facciamo poco ammazzare sta maledizione. Via Madonna, le palle scivoli, che anche una vecchia succede a dove di tremoto. Poi Vincenzo, l'ho trovato tutto, ma terra gente. Mamma, facciamo neanche a ricaricare il buono. Hai paura che... Hai paura che... Ah, hai paura di far specie. Hai paura che tu non a cena il marito, ma ci ha visto giusto. Oh, ecco mamma. Cani tu? Sono tu, sti. E chi l'ha buona pensata di marito, non lo dite. Tu ti fatti l'anima che quello va a spasso? Ma è uscita, peccata. Cuoglie e due fumelle. Per riscaldare con vado a mia che ti piace. Tendete la messa? Sì, una bella messa, l'ha detto il riposto. Camillo, ti sei capito che sta appena uscito dalla chiesa? L'amore d'Ana, Giuseppe fa la scusa. Se vedesse come si mandè e dire che hanno fitte di pazzia di campa nostra. Me l'ha detto pure Vincente che è un bell'omene. Ma l'ha detto pure che ne ha ritrovato, manca, mi pare. Dice che la cucina in gustetto va a trovare una femmina che fa proprio presa. Ah, davvero? Non si sa chi si votò? Fino a monza, non è nessuna. Uè, ma culle! Sei proprio buone per signori? Camille, chi ti passa questa coccia? E lo vede che sei stato buon amico alla gioventù normale? Sono buon amico? Sì, cacchio batetti, cacchio truccatelle, ma niente di più. E chi volevi di più? Ma io dico che è una cosa combinata. No, perché si mamma. Pinzici voi, signori. Perché si proprio una bella femmina, non serve la bella giovinetta e Don Giuseppe è un bel uomo. E la cosa più importante è ricca. Canelo, dimmi come va. Uè, ma tutto cosa succede? Chi sa? È permesso? Si può entrare? Favorite, favorite! No, Giuseppe! Chi l'ombe? Beata, chi sa... Come la va, voste? Oh, Calluce! Salute! Tu non mi puoi ancora conoscere, perché ancora avveniva il tuo nascimento. Perché, quando partite, voste state ancora compiate. Ma tu l'ombe? Come la va? Che piacere rivederti, Giuseppe, pare casci tanto bello, eppure 30 anni che non ci rivedevo. Pure tu, chi nombre, te conservi come una senorita, caramba. Tal cosa ti va bene? Una passata di acqua per sti pallone. Assistiti, Giuseppe, e raccontaci da che cosa di figli che nata in Argentina. Che cosa è stato mattino? Chi nombre? Se non fossi stato di ieri con te, Vincenzo, io non avessi mai avuto il coraggio di dirti la cosa. Vincenzo, tu sei una donna che vede quanta pesa. Via me, zitta pure il tuo marito di noi. Io che Giuseppe scimmia, che non vuole avere la troppa contentezza, può scoppare. Vincenzo non è buono, fiore di Enel. Il presentatore Simone Camiscia.
Tiziano Menna. Grazie a tutti. Prima di proseguire nel programma di questa serata, che è stupendo, dico subito che è stupendo, non ve ne andate perché riderete, sarete estasiati da alcune performance di Raffaele Tivelli, di Nicola e di altri, che non vi dico. E sono bravi sti ragazzi. Immaginate che cosa c'è voluto per far imparare loro il dialetto avessano, ma se lo sono imparati davvero, eh? E noi continueremo, che c'è un'altra commedia che stiamo preparando, ci saranno anche alcune nuove entrate, altri ragazzi che vorranno fare teatro con noi, ed è secondo me per loro un'esperienza stupenda. Siamo già andati pure a Rosito a presentare questa commedia davanti a 400-500 persone e abbiamo avuto un bel successo. Io ringrazio loro, i loro genitori, ringrazio tutti voi che state qua, le autorità sia politiche che religiose, ringrazio l'ingegnere Lorenzi, ringrazio Angelo Landi, amici della nostra associazione, amici intimi della nostra associazione. E ci tengo molto a questa nuova filodrammatica tessana, la giovane filodrammatica tessana, perché è qualcosa di nostro, di Avessa. Bravi. Bene, facciamo ancora un grande applauso ai piccoli attori della giovane, ma grande direi, filodrammatica tessana. Bravi, bravi, bravi. Allora, vieni un attimo, Simone, cosa ci vuoi dire ancora? La poesia della la testa, dal giardino pubblico ed ammiro, paesi belli che mi si visto a massa, sopra tu collo si cavallato, mezza una conca e nella rotà, da sti tu collo da tu si lungato, rumore verde e verde la maiella, lo sangue che ti scorre da un lato, lo sente che dall'altro rende va. Un sacco di paglia ti sta intorno e ti si inchini come una regina, lo sole si di tutto sto contorno, chi ha bisogno da ricorre a te. Mentre ti guardo l'aria si scurisce, la luce già ti intreccia in un campo di stella e tutto il caso affuggisce, sino brillando tra la sua oscurità. Un'ultima cosa, devo ringraziare in modo particolare la proprietaria di questo banchetto. Vi ricordate Gabriele Sorge? Chi se lo ricordi faccia un applauso, perché questo banchetto che sta qua, la signora Giulia, grazie tante. Questo banchetto è quello con cui, sul quale ha lavorato per tanti, tanti anni Gabriele Sorge. Ci tenevo a dire che con la poesia questa che avevo scritto sul terremoto ho partecipato a un concorso di poesie a livello internazionale e ho vinto il premio alla critica con il diritto di poter pubblicare un secondo libro, quindi speriamo bene. E invece con la poesia che reciterò dopo, che riguarda appunto a Tessa, diciamo che il mio ispiratore di poesie è stato Antonio Di Nenno, a cui è dedicata la serata, quindi diciamo che il mio modo di esprimermi mi cerca di avvicinarsi a lui, per carità, non voglio assolutamente eguagliarlo.
Questa poesia l'ho scritta stando giù alla stazione, dove diciamo, la visuale di Atessa è veramente qualcosa di incredibile, un quadro. Comunque iniziamo prima con la casa dentro la busta. C'è un'atmosfera molto particolare perché, ripeto, quella che ci ha colpito a noi abruzzesi è stato veramente brutto, però forse la tenacia, il coraggio che abbiamo noi abruzzesi è talmente grande che ci fa sempre risollevare la testa. Quindi la finale, la morale della poesia è proprio questa, che nonostante tutto, adesso ascoltate. La casa dentro una busta. E tu pensi, è come tanta formica da una vanga scascinata, una botta alle 3 di notte e si perde appresso a quel crono lo sacrificio della vita. Succede all'improvviso al momento di sonno, ti cogli tra capo e collo, e un attimo, in un momento, quando pensa a salvare la pelle. Gli scuri, le prete, le mature, ti intriccicano le pita schizze. La corsa che la porta, che trova l'attendone, ma non sa ipre. La mente ti si oscura e pensa, ecco, la fine delle sorge. No, che la soddisfazione non le dia la morte. A stringi tutte le forze, stringi le dienti, mezzo alle macerie che ci lungo. Fino a quando pure l'occhio rivede la luce delle giorni. Nude di tutte, t'abbirrita una coperta. E dopo che si è versato, che nell'ultima lacrima piange, so sai. E mo, come in un film, t'arrabassa lo cervello a uno tutte quelle che è sotterrata sotto la preta. Niente può far capace, niente può credere. Arpienza alle mandine di fiori arricamite, alle vestite buone, le scarpe preferite, le cuffiette fatte all'uncinetto, la lettera che mamma aveva scritto, la bomboniera di concetto, lo servizio di bicchiere, le cose di gerani e di ortenze. E poi gruce le lacrime di tante e tante desperite, al coperto di prove e pensiero. E allora pensa, e arricchisce che la forza che teneva dentro ma nascosta, e che nessuno terremoto poi tant'era. Si è perso tanto, ma l'essenziale è rimasto. Pure tu, come Cristo, a risorgere. E intanto tu pensa, tu, ce l'hai messa a conto, che la vita è pure questo purtroppo. Allora, ti racconti io che la Tessa, praticamente è la Tessa che parla a me, mentre io la guardo. Dai caballa, assettatemi in mezzo a un quadro, incantatemi, metta a rimirare. Tutti sti casi accatastati, parecchi abbandonati che quasi non volessero parlare, dicendo, ma come? Niente l'arguardo che ho passato, quante volte ballo per sturruello, curravate, mi ero sogno di entrare bene, la morte di quadrariello, la chioppa nascondo facciavate tutta la giorno, da Sant'Antonio allo Quastello. Eravate le padrone di tutte le fortune, le chiave stavano in bacio a ogni porta, di tutto là, allora non ci stava bisogno, entravate zitta e piavate a nascondo. Perché una domanda che ho venuto qua da campana? Mi sembrano gli occhi da mammocetta a pettare il vendere anche le gessette? Vedete, che non è una pazzia scema da preso anche le pinte e le prete per non far bruciare sopra le righe zumba zumbetta. Oh, c'è un allenamento non indifferente, altro che sta niente a internet, ora è venuto il momento. T'aveva un gignà, che braccia, cosse e cocce se volevi essere un più forte. Beh, mi eri bella a giocare una, due, tre stelle all'ulante di un quastello, o quattro e quattro otto scarca pallotto e faccia le scorte
notte, quando su dote si face correre da San Michele alla Turretta. Mi rimane che il bagnato di fondanelli e lì nella mamma vedesse tale figlio bello. Mo, mi sono fatto pure io quando parlo con un corso, ma tanto mi sono fatto vecchia e brutta da farmi scompare tutto. Eppure, dopo te che parlo ci sto più di prima. E chi? Mi batti le vetrine? Le vie mie erano troppo scure, tenete paura di un giammato di entrare fuori, che per la vecchiaia ce ne sta troppo. E beh, vi pare giusto, che per questo avete a favore a me, che sono la terza. Mo, stai in piena libertà, basta parlare per le cose che non la buona volontà, tutto si può giustare. Perciò, mo tu, invece di tenermi in mente, porti queste parole all'altra gente, perché lì che sa che vuol dire essere grosso, tieni che paura di ir verso la morte, ve li chiede per pietà. Ne vuoi tramontare, stravedete, carità fa! Grazie a Irma Cauli che ci ha regalato veramente due momenti davvero speciali. Noi adesso facciamo proprio solo 5 minuti di pausa. Ci ritroveremo quindi tutti assieme qui in Piazza Benedetti per questa serata dedicata a Tessa e agli Atessani e inizieremo la seconda parte del nostro programma con alcuni canti del maestro Antonio Diorio. Gorde, interpretata da Annalisa Sorge e ancora con Saba e Menotti che reciteranno e ci presenteranno il canto Mite Sete, sempre naturalmente di Antonio Diorio, rivivremo il momento degli incontri alla fonte tra le fanciulle e i loro innamorati, mentre le fanciulle appunto aspettavano che la conca si riempisse. Allora un applauso per il gruppo folclorico delle giovani voci di Oriane che ci presenta Alla Fonte, diretto dal fisarmonicista e maestro Lelio Pili. Finalmente chi ci manda?
Nuvido verde, fresco e ripulito. Ma essi te fanno proprio l'affanno, perché ne devo sapere per marito. Ma meno male che la consiglia, che li te pesata, gli ha detto che ora è tonno stamattina. Rusì, e beh, mo che ci vu, pure una serenata. Che fila, schifo ingorda. E falli, cine, falli. Però, quando si parla di marito, non mai anni all'asino di Ciampino. E se Rusina, la schifo in gorgia. Uè, Rusina, e che ci piace a quest'ora la fonte? Mi sei fatta notte, e me l'avevo accorta, come mi scherzi l'acqua da botte. Donna precisa. Una femmina assennata. Ma dimmi, ma come monte se maritino? E fa scuola oramai. Stai come marito, oramai che ci pensi più. Tu non mi credi a me. Ma io ero pezzi che aspettavo questo momento. E mo mi capitate. E te lo voglio dire. E che cosa? Rosina, me lo sposo. Oddio, ma a me. Oddio, Pasqua, a me sta proposta mi fa onore. Chi non so manco più una. La signorina di primo pezzo. Però tutte le cusarelle tengono questo sì. Mi sono conservato il buono. Però se com'è, cucete, poi ci devo pensare. Ci devo pensare. A cucire. Allora facciamo una cosa. Mentre tu ci pensi, io mo te le cavo. Ah, non canto. Oh, quella se no. Rosina mia via la fonte, chissà con cari lucente, tutti lui ti guarda a te, e lo solo a capo a monte, che le raggi più splendente, la si scicca fa vedere. Rosine si indigna gambe, sta a guagliare nella bocca, mi spiegano bene me, in pare città mercante, così gli è con la bocca, dai e pensi solo a te. Ancora un applauso per il coro delle voci di Oriane di Atessa e naturalmente anche al maestro Lelio Pili che con tanta passione continua appunto la tradizione del coro nella nostra città. Allora, un altro momento molto importante della vita dei nostri nonni era la mietitura del grano. Si svolgeva a luglio e veniva effettuata con una lunga falcetta. La giornata lavorativa durava dall'alba al tramonto, si mangiava in campagna e tutti erano impegnati. Alla fine, anche se stanchi, i contadini erano contenti. E ballavano, bevevano un buon vino e cantavano. Per ricordare i loro canti e balli, e naturalmente il momento della mietitura, il coro delle voci di Oriane vi
presenta di Antonio Diorio la canzone dell'Ugrano. Poi seguirà la Filumene cantata da Giovina e Gennaro e poi concludiamo questo spaccato dedicato alla mietitura del grano con il ballo L'Ubal del Mulinare. Per tanta stelle
Grazie.